nostro nessuno, e poi Paolo Barnard. Cari italiani, lo volete cambiare o no questo paese? Non volete tagliare i costi della politica, dare una bella sforbiciata al Senato e fare ripartire l'Italia? Ve l'hanno raccontata così la bella storia del referendum sulle riforme. Renzi vi ha detto che bisogna votare sì perché il vostro paese deve finalmente cambiare verso. Ma voi lo sapete chi le ha scritte queste meravigliose riforme così indispensabili? No, non le ha scritte il Partito Democratico, le ha scritte qualcuno che a livello mondiale conta un pochettino di più, e cioè le grandi banche. Per la precisione, le ha scritte JP Morgan, cioè la banca d'affari che è stata indicata perfino dalla Casa Bianca come una delle maggiori responsabili della crisi del 2008. Non ci credete? Sentite qui. Il 28 maggio del 2013 JP Morgan ha pubblicato un documento intitolato Aggiustamenti nell'area euro, in cui spiega per filo e per segno come vanno riformati i paesi del sud, fra cui l'Italia. In particolare, JP Morgan scrive che la Costituzione italiana va cambiata. Ecco cosa dice il documento del 2013. I sistemi politici dei paesi del sud, e in particolare le loro costituzioni, presentano una serie di caratteristiche che appaiono inadatte a favorire la maggiore integrazione dell'area europea. E sapete perché, secondo JP Morgan, dobbiamo cambiarla la nostra Costituzione? Perché è troppo socialista. No, non è uno scherzo. I banchieri lo dicono davvero. Sostengono che la Costituzione italiana va cambiata perché garantisce la protezione costituzionale dei diritti dei lavoratori e contempla il diritto alla protesta contro i cambiamenti dello status quo politico. JP Morgan scrive proprio così, nero su bianco. La protezione dei diritti dei lavoratori è un ostacolo e anche il diritto a protestare. Cari italiani, vi faccio una domandina facile. Secondo voi è un caso se le riforme che vuole Renzi sono proprio le stesse che chiede JP Morgan? Ma certo che no. Matteo sta facendo i compiti che gli ha assegnato la grande banca d'affari, ha imparato la lezione, anche perché ha avuto un ottimo maestro. Sapete chi è? È questo signore qui, Tony Blair. Hi Tony, how are you? I'm good. Good to see you. My, really my pleasure, and also my surprise. Hi, how are you? Hi, how are you? Do you remember the terrible Filippo? Hi, good to see you. Grazie. L'ex primo ministro inglese, infatti, da alcuni anni guadagna un bel po' di milioni come consulente speciale di JP Morgan, e il suo compito è quello di andare in giro per il mondo a fare lobbying. Nel 2012 Renzi e Blair si sono incontrati per cena a Palazzo Corsini a Firenze. Sapete chi ha organizzato l'incontro? Jamie Dimon, cioè l'amministratore delegato di JP Morgan. Nel 2014 poi i due amiconi si sono incontrati di nuovo a Londra. Subito dopo l'incontro Blair ha rilasciato una bella intervista a Repubblica spiegando che Renzi aveva in testa uno splendido programma di riforme per cambiare il paese e rilanciare l'economia. Guarda un po', sono proprio le stesse riforme che chiede JP Morgan. Pensate che il vostro nessuno sia un complottista? Vi sbagliate. Vi racconto un'altra cosa. Vi ricordate l'affare della famosa Bad Bank? Bene, sapete chi ha scelto come consulente il governo Renzi per quell'affare? Esatto, ha nominato JP Morgan. Solo che mentre dava consigli al nostro governo, JP Morgan nei suoi report consigliava ai propri clienti di evitare le banche italiane. Che simpaticona, eh? Nel 2015 JP Morgan ha preso una multa da 342 milioni di euro dalle autorità americane per le manipolazioni su Libor e Forex. Per la vendita dei mutui subprime, il governo americano ha chiesto addirittura una multa record da 13 miliardi di dollari, una delle più alte della storia, senza contare che JP Morgan ha avuto guai giudiziari anche in Inghilterra e persino in Cina. Ecco da chi prendiamo lezioni. JP Morgan scrive le riforme, Renzi le esegue. Ah, mi raccomando, andate a votare al referendum e state sereni, fidatevi di nessuno.